Campo da David Clark, l'estremo è Quentin Fife, Winston Stanley e Def Laffid, le ali, John Cannon e l'italiano di origine Marco Di Girolamo i centri, Barker e Williams la mediana, Banks, Douglas e Cadmore in terza linea, Al Sharon il capitano Hughes in seconda, Thiel, Lawson e Snow, come detto, vanno a completare la prima linea. Sì, ora aspettiamo il calcio d'inizio di questa partita che ci aspettiamo di vedere vittoriosi la nostra nazionale. L'arbitro dell'incontro è una garanzia, è il neozelandese Paddy O'Brien, il primo fischietto professionista nella storia del rugby. Una garanzia per un match delicatissimo. Mentre tutto è pronto per cominciare, inquadrato Andrea De Rossi, autore di una ottima partita contro le Tonga. 6 giorni fa, un calendario per l'Italia non dei più agevoli. Ci aspettano 4 partite in 14 giorni. Sì, mentre il Galles, nostro avversario, gioca lo stesso numero di partite sulla distanza di un mese. Infatti c'è stata una polemica ovviamente da parte della nostra federazione, perché in questo caso non ci sono stati concessi sufficienti giorni per il recupero tra una partita e l'altra. Comunque questo ormai è il calendario e comincia l'incontro tra queste due formazioni. Morgan Williams ha scaricato per Jared Barker, il calcio dell'apertura canadese, subito a cercare una touche. Italia che deve partire forte per mettere da subito in difficoltà questa squadra canadese che ci aspettiamo fisica, e non può essere diversamente. Ora tu sei ridotta, chiamata dal nostro giocatore Marco Bortolami, vinta bene a due mani, non c'è pressione. Ora palla da Ungaro a Troncon, pallone perso in avanti di Manuel Dallan, pallone passato non nella maniera migliore. Attenzione al contrattacco canadese di Girolamo, l'inserimento di Quentin Fife, l'estremo canadese, pallone che resta per i nordamericani. Morgan Williams, pallone per John Thiel, il pilone, la mini unit, pallone perso in avanti. Allora buon per noi, ci sarà una mischia in favore dell'Italia, la prima della partita. Sì, subito Canada che riesce a fare questo turnover e muove subito la palla al largo, rendendosi pericolosa con l'estremo Fife, in questo caso fermato molto bene dalla nostra ala Mirko Bergamasco, e poi in seguito c'era l'avanti del pilone canadese. Wakarua, il calcio ad incrociare, a scavalcare la prima linea di difesa, un pallone che se esce in touche ha un buon guadagno, invece è recuperato da Winston Stanley, il pallone che non esce. Allora è Gonzalo Canale ad alzare al cielo questo pallone, un up and under, va a recuperarlo in qualche modo Parisse. Pallone che però finisce tra le mani di Girolamo. E allora Williams, pallone per Jared Barker. Attenzione a Rod Snow, dato a battere contro il nostro giocatore. John Cannon, secondo centro canadese. La finta di Stanley, placcato da Mazzuccato. Il raccoglie vai di Jamie Cadmore. C'è un muro però, allora sì, interviene l'arbitro. Sì, Canada comunque dimostra di avere delle buone qualità di tecniche individuali. Muove bene il pallone, poi in questo caso commette un in avanti, per cui palla nelle mani di Troncon. Mischia vinta bene dai nostri azzurri e riparte il nostro numero 8 Sergio Parisse. Riparte Parisse, pallone messo ancora a disposizione Troncon, un calcio direttamente dalla base per andare a testare la solidità dell'estremo Quentin Fife. Si perde il pallone in avanti, dice l'arbitro. E allora ci sarà una nuova mischia per l'Italia, questa volta a ridosso dei 22. Sì, qui vediamo subito dai primi minuti di gioco come il calcio, l'up and under, sia un'arma che se fatta nel migliore dei modi può creare dei problemi. Ora rimessa laterale dell'Italia, vinta bene a due mani da Marco Bortolami. Italia che si organizza in questa mula avanzante, bene il controllo del pallone. Tronchi che prende questo buco meraviglioso. C'è un sostegno ancora di Manuel Dallan, ancora un pallone perso in avanti dal nostro centro e la possibilità per il Canada di andare al contrattacco con Dave Laffid. Il sostegno dei compagni canadesi lo portano a terra solamente dopo che hanno fatto parecchi metri. Fife, placcato da Aaron Persico. Pallone ancora nelle mani di Morgan Williams, profondo per Jared Barker. L'inserimento di Stanley va a terra, Rack, e allora Morgan Williams fa ricaricare Jamie Cadmore. Nuovamente piattaforma per i canadesi.
Jared Barker, il grabber, recuperato in qualche modo da Troncon. Difficoltà all'Italia che comunque recupera il pallone. Persico, non dei migliori per Wakarua, che perde il pallone in avanti. Grossa pressione canadese. Sì, in questo caso Aaron Persico che si trova a dover fare le veci del mediano di mischia Troncon, e in questo caso ovviamente si vedono i limiti di un passaggio non buono per l'apertura Rima Wakarua, che poi commette avanti, pressato bene comunque dalla difesa canadese. Ora si ricomincia da una mischia in favore del Canada. Se ne sono andati quasi 10 minuti nel corso del primo tempo, sempre 0-0, una partita che non ci stancheremo mai di ripeterlo, è fondamentale per l'Italia per arrivare poi al match contro il Galles con ancora le possibilità di arrivare ai quarti e centrare un risultato storico per la nostra nazionale. Si abbassano le prime linee, Castro Giovanni, Ungaro e Lo Cicero per l'Italia, Phil Lawson e Snow per il Canada. Non c'è una penalità qui viene, contro i nostri giocatori. Sì, qui viene penalizzato Andrea Lo Cicero, il nostro pilone sinistro, perché nel momento in cui entra c'è l'ingaggio nella mischia chiusa, invece di spingere il dito sul proprio pilone, spinge storto all'interno verso il tallonatore avversario. Questo non è permesso dai nuovi regolamenti, per cui viene penalizzato. E primi tre punti, se dovesse metterlo questo calcio, per il Canada. Jared Barker non fallisce, e allora il Canada che va in vantaggio 3-0 dopo 11 minuti di gioco, per una partita che comincia in salita per l'Italia, con dei problemi anche in mischia. Nuova tusta da parte degli azzurri, presa bene due mani da Sergio Parisse. Italia che dimostra di avere un'ottima organizzazione con i propri avanti. Ora palla benissimo fuori per Rima Wakarua. E ancora in avanti Manuel Dallan, il terzo. Sì, Manuel Dallan che in questo momento sta commettendo forse qualche errore di troppo. Sono turnover importantissimi, perché ogni volta il Canada è andato a contrattaccare al largo e in occasione del precedente errore ha portato a casa anche i tre punti con il piazzato di Barker. Nuovo setup, lo stesso Barker a muovere per Morgan Williams, una giocata di stile francese con i mediani che si interscambiano. C'è un placcaggio alto portato da Marco Bortolami, interviene Paddy O'Brien, nuovamente punizione per il Canada, si scusa Bortolami. Sì, placcaggio pericoloso, vede che anche l'arbitro richiama il nostro giocatore Marco Bortolami, che si scusa immediatamente, non è stato ovviamente volontario. Vedete in questo caso con questo cravattino. Diciamo che anche l'altezza non ha giocato a favore di Bortolami, perché è piccolino Morgan Williams, tant'è. Altra possibilità per Jared Barker di mettere punti a tabellone contro un'Italia che sembra un po' innervosita anche da questo avvio canadese. Buon per noi che finisce a lato il piazzato di Jared Barker. Si resta 3-0 in favore del Canada. Ora mischia in favore della nostra nazionale. Una buona piattaforma. Parisse per Troncon. Aspetta l'inserimento di Gonzalo Canale, ma non lo serve e allora va in prima persona. Una racca al di fuori dei 22. Gonzalo Canale, mediano di mischia, muove per Rima Wakarua che lancia la linea di tre quarti. Dallan tiene in mano il pallone, va a sbattere, lo mette a disposizione. Ancora Persico, prova a raccogliere, vai. Placato, non riesce a far metri, arrivano i compagni a pulire. Allora ancora Troncon per Rima Wakarua. Stoica. Placato riesce comunque a rialzarsi. Buon avanzamento di Christian. Troncon per Wakarua. Dallan all'interno per Dennis. Bravo. Entriamo nei 22 canadesi. Ancora Troncon. Gioca all'interno Wakarua con Castro Giovanni. Continua ad avanzare l'Italia. Troncon, Wakarua, pallone fuori per Manuel Dallan. Gli viene fatto scoppiare il pallone, ma è all'indietro. Allora è Aaron Persico che prova ad andare ad attaccare la linea canadese. Siamo a 7-8 metri dalla linea di meta. Troncon ancora al lato chiuso con Andrea De Rossi. Riesce a far metri, portato per un touche. Bravissima l'Italia. Bravissimi i nostri azzurri che mantengono bene il possesso del pallone. Sono pericolosi. Prima Wakarua che aziona i propri tre quarti rendendosi pericoloso. Gioca prima due volte all'interno col tre quarti che rientra. C'è un buonissimo sostegno di conservazione. E l'Italia che arriva a pochi metri in linea di meta canadese. Ora Canada che lancia questo touche con Mark Lawson,
Pallone vinto due mani, poi la difficoltà canadese a far uscire il pallone. Li sospingiamo nella loro area di meta. E se dovessero annullare sarebbe una mischia a 5 per noi. Riescono comunque a riorganizzarsi con questa cassaforte che fa parecchia strada. Fa parecchia strada, ne fa forse troppa quella canadese. Si stanno organizzando bene gli avanti fra di loro, non riusciamo neanche a farla crollare. Sì, Canada che guadagna più di 20 metri. Sono partiti dalla loro area di meta, sono arrivati a ridosso dei 22. Pallone fuori da Morgan Williams per Jared Barker, il calcio a risalire il campo, a trovare la touche. È un Canada che ci sta mettendo davvero in grosse difficoltà in questi primi 20 minuti. Sì, in questo caso un Canada che ha fatto vedere, come dicevamo, che non è in campo a fare la comparsa, vuole portare a casa questa partita per sperare ancora in una qualificazione. Sì, matematicamente possono ancora, con una vittoria contro l'Italia e contro le Tonga, sicuramente due avversari forse alla portata del Canada nella loro visuale. Pallone che non può uscire, allora mischia la squadra in avanzamento l'Italia in questo caso. Sì, chiedevano forse un calcio di punizione a favore ai nostri azzurri perché c'era un giocatore canadese finito nella nostra parte del campo che non si toglieva, però l'arbitro ovviamente decide per questa mischia in favore degli azzurri. Si era lamentato Colin Hughes che qualcuno gli avesse messo le mani in bocca. Ovviamente succede un po' di tutto nei raggruppamenti. Ora vediamo la possibilità dell'Italia di attaccare su due fronti. C'è invece questo calcio di punizione in favore nostro, che Troncon gioca veloce. Buon per noi che l'arbitro ci fa tornare sul punto, perché la scelta di Troncon non era forse quella delle migliori. Sì, in questo caso il pilone Rosnow che fa crollare la mischia. Prendiamo questo calcio di punizione a favore e Rimo Wakarua tenterà ovviamente la via dei pali. In transagonistica Troncon era partito subito, tra l'altro da solo, non c'era un compagno che ne aveva letto le idee, era stato placcato e forse isolato. Qui vediamo appunto come il pilone sinistro canadese, una volta entrato, faccia fatica a legarsi al pilone destro Castrogiovanni, e nel momento in cui si lega, poi ovviamente trovandosi in difficoltà, fa crollare la mischia e di conseguenza gli viene dato calcio contro. La possibilità per Rimo Wakarua di riportare il match in parità. C'è la potenza, c'è anche la precisione. E allora torniamo in parità, 3-3 dopo un avvio difficile. Sono passati 23 minuti e siamo ancora come al punto di partenza, ma quantomeno abbiamo recuperato il Canada. Sì, partita estremamente equilibrata per entrambe le squadre, grandissima pressione. Ora vedremo come il Canada riuscirà a togliersi dalla pressione della squadra azzurra. Al lancio Mark Lawson, schieramento ridotto, pallone vinto a due mani da Jamie Cutmore, pallone fuori per Jared Barker, ora Di Girolamo, pallone mosso al largo. Fatto caricare Rosnow che perde il pallone in avanti, non l'ha visto Paddy O'Brien. Anzi, no, l'ha visto dopo. Sì, no, il guardaline, il suo collaboratore ovviamente non l'avrà segnalato. Ora si appresta ad entrare in campo Carlo Checchinato. Ci sono dei problemi allora per una nostra seconda linea, probabilmente. Vedremo chi fa fra Della Pè e Bortolami. Bortolami, un problema alla spalla sinistra. Checchinato è già entrato in ogni caso. Sì, Carlo Checchinato ovviamente lo conosciamo tutti, un giocatore di grandissima esperienza. L'avanti che ha segnato più mete al mondo, 21. Allora introduzione in mischia da parte di Alessandro Troncon, avanza il pack italiano. Buona una mischia da parte degli azzurri. Raccoglie l'inserimento subito dell'ala chiusa a Dennis Dallan. C'è vantaggio per l'Italia. Sarà un pallone in avanti Troncon. Sì, qui in questo caso c'è un calcio di punizione a favore nostro, perché un giocatore canadese è entrato dal lato del raggruppamento nel momento in cui Dennis Dallan è andato a terra per mettere a disposizione la palla, per cui chiara posizione di fuorigioco. E ora nuova possibilità per Rimo Wakarua per altri tre punti. Un successo su due realizzazioni tentate da Rimo Wakarua. Calcio importantissimo perché porterebbe l'Italia in vantaggio per la prima volta nel match e sposterebbe da nostra parte l'inerzia dell'incontro. Si alza il pallone, centra i pali, go Rimo Wakarua, e l'Italia va con lui, 6-3.
quando i minuti di gioco nel primo tempo sono 32. Calcio lungo di Barker, recuperato da Gonzalo Canale all'interno dei 22. Prova il contrattacco, viene placcato da Dave Laffed. Troncon fuori per Wakarua. Denis Dallan placcato e rigirato forse in campo canadese. Il pallone invece è ancora per noi. Stoica costretto a correre lateralmente prima di raddrizzare la corsa, riesce a fare comunque metri in sostegno di pari di Persico. Buona la nostra nazionale che mantiene il possesso e continua a guadagnare terreno. Percussione di Parisse, palla De Rossi che ovviamente va. De Rossi, grande Andrea, un buco chilometrico trovato dal nostro terza linea, riesce a entrare nei 22. Buono il sostegno di Castro Giovanni che perde il pallone in avanti. Attenzione però al contrattacco canadese. Sì, vanificato il terreno guadagnato da Andrea De Rossi da questo errore di Castro Giovanni. Ora Canada che si fa pericoloso. Morgan Williams recupera il pallone, va in prima persona e ora mosso Quentin Fife. C'è spazio forse al largo, addirittura una giocata all'interno da parte di un pilone come il miglior Carlo Spencer, senza guardare, però i risultati si sono visti. E qui in questo caso commette questo fallo di punizione il nostro giocatore italiano compiendo un avanti volontario sul passaggio del tallonatore. Qui vediamo Andrea De Rossi come riesce a guadagnare molto terreno e poi arriva Castro Giovanni che nel raccogliere il pallone per fare presumibilmente un pick and go lo perde in avanti. Successivamente il Canada ritrova il possesso dell'ovale e si rende poi pericoloso guadagnando anche questo calcio di punizione. Calcio di punizione che vale il pareggio per il Canada quando siamo in chiusura di questo primo tempo. Partita tiratissima, solo 6-3 il vantaggio per l'Italia. Un calcio che comunque è di oltre 50 metri. Parte Jared Barker e c'entra i pali. Nuovamente in parità il Canada, per la gioia dei tanti tifosi canadesi. Qua magliette che col rugby c'entrano poco, d'altronde l'hockey in Canada è più di una religione. E qua inquadrato Andrea De Rossi, autore del bellissimo buco trovato in precedenza e vanificato da quell'errore di Castro Giovanni. L'Italia che deve rimanere ancorata a questa partita, una partita che ancora una volta sarà decisa da dei dettagli, da delle situazioni che contro Tonga ci hanno detto bene. Speriamo che anche oggi possa andare alla stessa maniera, ma questo Canada sembra forse più organizzato di Tonga, soprattutto nelle fasi statiche, Andrea. Sì, in queste cose abbiamo visto come comunque Canada abbia anche una buona organizzazione nei punti d'incontro e facilitato anche forse da qualche errore prima di Dallan, in questo caso poi di Castro Giovanni, riesce a trasformare dei palloni da difensivi a offensivi e rendersi pericoloso. Tanto abbiamo visto un taglio sul naso di Aaron Persico. Dovrebbe esserci una sostituzione temporanea per permettere di curare Aaron Persico. Non è così, dice l'arbitro. Allora touche di Ongaro, rubata da un buon Canada che ci sta mettendo in difficoltà in rimessa laterale. Morgan Williams recupera il pallone, buona la pressione dei nostri avanti e portiamo a casa un calcio di punizione. E questo veramente ci serviva. Canada che compie questo errore con la terza linea, Jamie Cutmore, che nel momento in cui va a pulire sul proprio compagno cade per terra, cade sul pallone e questo non è permesso. Devi andare a pulire e rimanere sugli appoggi, non puoi cadere. E Paddy O'Brien dà questo calcio di punizione contro Canada. Canada che aveva recuperato un pallone importantissimo, poi l'ha perso. Buon per noi che è arrivato il fischio di Paddy O'Brien. Partita, come detto, che entrambe le squadre vivono con estrema tensione, nervosismo anche che parecchie volte porta degli errori. Speriamo che il nervosismo non tradisca. Arriva Wakarua ora dalla piazzola, sono i fischi dei canadesi e il fischio soprattutto di Paddy O'Brien, perché Rimo Wakarua proprio in chiusura di primo tempo centra i pali e porta in vantaggio l'Italia 9-6 quando siamo alla fine del primo tempo. Partita importantissima, l'Italia è avanti, ma bisognerà essere avanti alla fine del match.
Noi facciamo una pausa e ci troviamo per l'inizio del secondo tempo, sempre qui a Canberra. Torniamo al Brew Stadium di Canberra. Italia in vantaggio 9-6 contro il Canada, ma è stato un primo tempo davvero difficile. Andrea, speriamo che la ripresa ci dia qualcosa di meglio, perché stiamo davvero soffrendo tanto contro questo Canada davvero ben organizzato. Sì, sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Comunque l'Italia che ora ha cambiato troncone ed è entrato Matteo Mazzantini, forse deve dare un po' più di vivacità. Calcio proprio di Mazzantini, mentre è uscito anche Mirko Bergamasco ed è entrato Masi. Sono anche questi gli effetti di giocare una partita a ridosso dell'altra, la possibilità di non avere sempre i giocatori freschi e pronti a una battaglia di 80 minuti. Sì, penso che il nostro allenatore John Kirwan abbia appunto optato per due forze fresche dopo la grandissima partita e fatica contro le Isole Tonga. Ora Canada che si organizza per questa mula avanzante. Buona comunque la difesa dell'Italia. Continuano a fare i metri comunque i canadesi. Viene fatta crollare questa maul e allora muoverà il pallone Morgan Williams. Fuori per Jared Barker, l'apertura canadese per Di Girolamo, il centro. Prova a trovare un intervallo, viene fermato. La squadra italiana, questo. No, qui in questo caso è stata penalizzata un giocatore italiano che ha fatto crollare il raggruppamento del Canada. C'era poi successivamente anche il fallo di Checchinato che è entrato dall'altro raggruppamento, ma Paddy O'Brien torna appunto sul primo fallo di punizione. Vediamo la scelta di Jared Barker, va per i pali. E allora subito in apertura la possibilità per il Canada di ritornare in parità. Appunto vedete qua come Castro Giovanni, per fermare l'avanzata della mischia canadese, faccia crollare spontaneamente e intenzionalmente il pack canadese. Questo ovviamente non è possibile per regolamento. Allora Jared Barker per i pali per riportarci in parità. Questo stadio, il Brew Stadium, dove abitualmente giocano gli ACT Brumbies nel Super 12. Centra i pali Jared Barker. 9 pari, tutto da rifare ancora per l'Italia. Una partita intensissima. Ovviamente contenti i tifosi canadesi. Ora vediamo appunto questa mischia a favore dell'Italia. Siamo sui 10 metri canadesi. Buona l'entrata in mischia. Infatti vediamo come ruoti leggermente a destra ed è quello che ci serve per una buona ripartenza di Sergio Parisse. Fa metri il nostro terzo centro, poi Mazzantini. Palla presa alla ferma da Della Pé, che comunque riesce a guadagnare la linea del vantaggio. Calcetto di Mazzantini alle spalle di Laffid, che riesce a servire comunque Fife. Buona la pressione italiana e diciamo che Fife ha avuto parecchia paura e fretta nell'eseguire questo calcio che gli esce male. Sì, un calcetto, un buon calcetto a scavalcare da parte di Mazzantini, anche se forse quella non era una delle migliori opzioni, però in questo caso una buona linea in pressione della nostra nazionale. Ah, perdiamo questa touch purtroppo, errore che non ci voleva. Un Canada che nei momenti difficili nella touche ha trovato solidità, alla fine del primo tempo poi hanno preso anche un calcio contro, però touche canadese che sta lavorando davvero bene. Jared Barker, il calcio che comunque non guadagna troppo, si torna sempre sui 22 e la rimessa ancora una volta italiana, sperando che il risultato e l'esito siano diverse da quella precedente. È comunque una base di partenza importante, tanto tanti tifosi canadesi in tribuna e poi anche gli italiani. Palla lanciata davanti sul primo saltatore, forse per non voler rischiare di perdere nuovamente il possesso. Mazzantini fuori per Wakarua, il cambio d'angolo di Stoica, pallone per Parisse, placato da Colin Hughes.
Nuovamente Mazzantini. Pallone per Andrea De Rossi, è lui che va a sbattere, la porta è chiusa, resta in piedi aspettando i compagni. Pallone trasmesso comunque a Manuel Dallan. Aaron Persico va a caricare, placato da Jim Douglas. Nuovamente l'Italia, attaccare il lato chiuso. Brutto passaggio. Stoica mantiene comunque il possesso del pallone. Quinta fase di gioco. Ancora Mazzantini. Dentro per Andrea Masi. Placato da Rod Snow. Raccoglie vai di Denis Dallani. Il riciclo per Fabio Ongaro. Continua ad avanzare l'Italia. Siamo a 5 metri dalla linea di meta canadese ora. C'è un vantaggio anche. Mazzantini. Dallan. All'interno per Dallapè. Placato furiosamente dai canadesi. Mazzantini. Wakarua, c'è spazio forse al largo. Masi, cambia velocità Masi. Bravo Andrea. Placcato comunque a 3 metri dalla linea di meta. Mazzantini, sempre lato chiuso. Wakarua, retrocede l'Italia. Pallone sempre nelle nostre mani. E forse tenuto alto Parisse. Non sappiamo se è meta, ma comunque una grande Italia. Italia che mantiene il possesso del pallone. Allora ci vuole comunque il TMO per decidere se questa è meta o meno. Appunto, dicevamo Italia che riesce a mantenere il possesso del pallone, avanza per linee dirette per risucchiare la difesa canadese e poi muovere il pallone al largo. Sembra meta in questo caso, perché il pallone tocca terra prima che Sergio Parisse esca con il corpo. No, in questo caso l'arbitro, il quarto uomo, decide per touch in favore del Canada. Allora rimessa, lancio rubato, attenzione da Chiacchinato, resta in piedi, poi pallone che scompare all'interno del raggruppamento, Mazzantini lo fa uscire velocemente, Wakarua prova a far caricare Denis Dallan per Manuel Dallan, continua ad avanzare l'Italia, sempre Mazzantini, c'è pallone per Wakarua, all'interno c'è sempre vantaggio, ancora Mazzantini. Ha senso il passaggio sotto mano per Ongaro, che perde in avanti il pallone. Si torna sul vantaggio precedente, attenzione però che l'arbitro chiama a sé il canadese autore del fallo. Italia che deve avere un po' più di pazienza, perché nel momento in cui mantiene il possesso si rende veramente pericolosa, anche perché il Canada fa fatica a riorganizzarsi in difesa. Vedete che in questo caso appunto l'arbitro penalizza il giocatore canadese, mandandolo fuori addirittura per 10 minuti. Se ne va Marco Di Girolamo, il centro di origine italiana. In questo caso ci fa un favore. Diciamo proprio di sì, perché la situazione era sicuramente ed è ancora difficile. Abbiamo 10 minuti però da giocare con l'uomo in più e abbiamo la possibilità adesso di piazzare con Rima Wakarua da posizione tutto sommato favorevole. Quanto è importante questo calcio per darci tranquillità. E allora, Rima Wakarua centra i pali e ci riporta in vantaggio 12-9 al 12° minuto del secondo tempo, con l'Italia che avrà anche un uomo in più, Canada in 14 per l'espulsione di Marco Di Girolamo. E ora si ricomincia il calcio profondo di Jared Barker, recuperato da Andrea De Rossi, pallone che però gli scivola in avanti. Non dice così l'arbitro. Sì, ma non l'ha visto. Sì, fortunatamente l'arbitro non l'aveva visto, ma poi il suo collaboratore guardalinee gli dà una mano. Brutto errore da parte di Andrea De Rossi. E ora c'è la possibilità da parte del Canada di attaccare. Vedremo se la nostra mischia riuscirà a mettere in difficoltà quella canadese. Buona la pressione di Mazzantini. Mentre è entrato Kachok al posto di Snow, abbiamo visto anche il numero 19, Josh Jackson. Ancora il Canada con il raccoglie vai all'interno dei 22 italiani. Pallone ancora a disposizione dei canadesi. Morgan Williams, molto rallentato questo pallone. Barker all'interno per John Cannon. Canada che è in 14, è fuori Marco Di Girolamo. Ancora buona difesa Laffid. Canada che comunque mantiene il possesso del pallone.
e porta a casa una mischia. Sì, qui in questo caso l'arbitro che riprende entrambe le squadre, che vuole più ordine nei raggruppamenti, vuole che i giocatori cerchino il più possibile di rimanere in piedi e non cadere o da una parte o dall'altra. Qui intanto vediamo la bellissima difesa, il placcaggio ad incontro di Fabio Ongaro. Il Canada che può ripartire da una base tutto sommato favorevole all'interno dei 22. Il raccoglie vai di Banks. Buonissima la pressione dei nostri azzurri. Nuovamente Al Sharon, il capitano della squadra canadese. Vuole la palla sul lato chiuso Laffid, servito da Jared Barker. Prova a rimanere in piedi, si legano però anche i giocatori italiani a portare pressione. Williams costretto a muovere per Cannon. Ora per Jamie Cudmore, portato a terra, non fa metri, la squadra canadese costretta invece a retrocedere. Calcetto di Cannon, contratto da un italiano. Nuovamente Cannon, la pressione di Rima Wakarua. Qui vediamo come, se la pressione è fatta bene, crea veramente difficoltà alla squadra canadese, che nonostante fosse in attacco nei nostri 22, ora si ritrova con la palla nella propria metà campo e commette addirittura fallo per questo tenuto del giocatore canadese. Gioca veloce Mazzantini. Veramente una buona Italia. Pallone per De Rossi, ora Stoica, attacca la linea, va a sbattere contro Quentin Fife. Siamo entrati nei 22 canadesi. Mazzantini per Wakarua, pallone non dei migliori per Aaron Persico, che torna all'interno, cerca il sostegno dei compagni, lo trova in Santiago Dalla Penne mentre è rimasto a terra John Cannon. Ancora Mazzantini, fuori Wakarua, perde in avanti il pallone De Rossi sulla pressione canadese. È un peccato perché in questo caso abbiamo fatto un errore in un momento in cui forse potevamo sfruttare il pallone in un modo migliore ed essere sicuramente più pericolosi. Comunque una buona Italia che sicuramente in difesa sta facendo un'ottima partita, grande partita di pressione. Ora in questo momento Aaron Persico che esce per ferita sanguinante. Sì, già sanguinava alla fine del primo tempo. Probabilmente adesso non è più rimandabile l'intervento per ricucire Aaron Persico. Allora al suo posto Scott Palmer. Canada che anticipa la chiamata dell'arbitro all'ingaggio. Buona l'entrata dell'Italia, vedete come ruba subito il tempo ai canadesi e poi fa girare la mischia. In qualche modo Mazzantini a mettere pressione. E c'è il recupero del pallone, bravi ragazzi. Se ne va Parisse. Ed è una meta importantissima questa. Pallone rubato dalla mischia. E poi bravissimo Parisse ad andare a rotolare in meta. 17-9 per l'Italia che allunga in maniera significativa sul Canada. Sì, tutto nasce da un buonissimo lavoro da parte dei primi 5 uomini che rubano il tempo nell'entrata nella mischia, riescono poi a girare, vedete, con lo cicero la mischia e danno la possibilità prima a Mazzantini e poi a Scott Palmer di portare pressione al mediano di mischia, costringendolo all'errore. Lo stesso mediano che perde il possesso e poi è lesto Sergio Parisse a raccogliere il pallone e a schiacciare in meta. Meta importantissima che rompe forse un po' gli equilibri. Ed ora Rima Wakarua che ha la possibilità di allungare ancora di più. Il calcio di Rima Wakarua che c'entra i pali. 19-9, sono 10 punti di vantaggio importantissimi che ora mettiamo fra noi e il Canada. Un Canada che è ancora in 14 per qualche minuto per l'espulsione di Girolamo. Ma la meta, eccolo qua inquadrato, impietosa la regia. Ma la meta di Parisse sicuramente favorita dal grandissimo lavoro in mischia dell'Italia. E ora ripartiamo con molta più serenità in questo momento. Guardato Jared Barker mentre rientra Marco Di Girolamo. Sua assenza che è costata la meta alla squadra canadese. La meta di Parisse. E Paddy O'Brien va subito a fare la ramanzina appena è rientrato. Ora si riprende con questa rimessa laterale in favore dell'Italia. Vedete Fabio Ongaro come asciuga il pallone,
che è reso scivoloso da questa serata umida. Presa appena due mani da Della Pè. Ora Italia che avanza con questa rolling move. Pallone che Andrea De Rossi trasmette nelle mani di Sergio Parisse. Ora è lo Cicero che sposta il pallone sempre più all'indietro. Provano a disassare verso sinistra. Gli azzurri continuano ad avanzare. Pallone mosso fuori. Wakarua, Stoica. Non dei migliori per Dallana. Attenzione alla raccoglie vai di John Cannon. Pallone trasmesso poi a Five. Il calcetto in verticale dove non c'è nessuno. Costretto a recuperare Denis Dallan. La pressione dei canadesi. Bravo Dallan, alzarsi in piedi e ad andare a terra solo quando ci sono i compagni in sostegno. Mazzantini, calcetto, nonostante fosse scivolato, è buon per noi che Winston Stanley non può recuperare il pallone. La grossa pressione portata dai canadesi. Un altro errore nuovamente nei nostri tre quarti. Vediamo come il passaggio di Stoica non sia un buon passaggio per l'inserimento di Denis Dallan. E da questo scaturisce questo contrattacco della Canada che con un calcetto a seguire riesce a portare la pressione su Denis Dallan. Bravo poi a raccogliere il pallone e a mantenere il possesso. Ora questa touche ridotta dei nostri azzurri. Venta bene a due mani da Carlo Chicchinato. Mentre abbiamo rivisto rientrare Aaron Persico, fasciato in qualche modo. Eccolo lì che si lega. Buono l'avanzamento dei nostri azzurri. Namolke ha fatto parecchia strada. Mazzantini per Wakarua, il calcetto a far salire Manuel Dallan in pressione su Quentin Five. Muove per Lafid, costretto a correre di taglio per trasferire il pallone a Stanley. Il calcio lungo. Canada che gioca bene e perde il pallone in avanti Gonzalo Canale. Questo è un grave errore perché pressione non ce n'era assolutamente. Canada che gioca bene questo pallone di recupero e sfrutta al massimo questo calcione dell'ala Winston Stanley con questo errore forse banale da parte di Gonzalo Canale, scusatemi il gioco di parole. Ora si riprende da questa mischia in favore del Canada. Due errori di Gonzalo, la prima, due in avanti nella stessa azione. Sicuramente innervosito Gonzalo Canale. Attenzione, il pallone mosso per Stanley. L'inserimento di Quentin Five. Meta la bandierina. Straordinaria in prima fase. Bella, bella, bella giocata canadese. Questo per noi non ci voleva. E Canada che rientra in partita con questa meta di pregevole fattura del proprio estremo Quentin Five. Meta che viene da una mischia ordinata. Vedete come Milano di Mischia l'apra all'apertura, salto di due centri direttamente all'ala e poi l'ala che la dà all'estremo canadese che si inserisce con perfetto tempismo e velocità. Nulla da fare per Gonzalo Canale in ritardo. Un po' tutto troppo facile però per questo Canada, pallone mosso semplicemente fra i tre quarti. Tutto che nasce da una mischia per un pallone perso in avanti da Gonzalo Canale, proprio a testimoniare come i piccoli dettagli poi possano fare la storia. Storia di una partita che è lontana dall'essere scritta. Calcio di Jared Barker, buon per noi che esce a lato. E allora si resta 19 a 14 in favore dell'Italia. Solo 5 punti di differenza e ancora 12 minuti per provare a resistere contro questa squadra canadese e continuare il sogno di arrivare ai quarti di finale. Esce definitivamente Aaron Persico. Al suo posto dovrebbe entrare ancora Scott Palmer, giocatore di grande sacrificio. Ora vediamo l'Italia. Buona la touche vinta a due mani. Vediamo come siamo sempre stati pericolosi nel momento in cui ci siamo organizzati. Lo stiamo facendo nuovamente. Ora Ungaro che riparte. Pallone trasmesso da Mazzantini. Della Pepola in avanti di De Rossi. Troppi errori nell'Italia che forse in questo momento ha anche la paura di vedersi rimontare da questo Canada, mentre è rientrato Snow al posto di Thiel. Un problema in prima linea. Attenzione, pallone mosso al largo per Laffitt, placcato. Un Canada che comincia ora a far paura.
Morgan Williams dentro per Mark Lawson, il tallonatore. Ancora Morgan Williams. Barker muove per Stanley. Sale bene la difesa italiana, ma non è altrettanto efficace nel placcaggio, nell'uno contro uno. Lisciati due placcaggi. E allora Josh Jackson non fa metri, ma il pallone è sempre canadese. Morgan Williams per Barker. Il calcio dopo aver alzato la testa e mettere il pallone là, dove Dennis Dall'Anna è in difficoltà, scivola, perde il pallone. Gonzalo Canale riesce a evitare un placcaggio, poi il calcione. Brutto calcio comunque, perché dà ancora la possibilità al Canada di poter contrattaccare. Questo buco incredibile da parte dell'estremo. Va fermato prima che arrivi troppo vicino all'area di meta. Bravissimo Matteo. Canada. E poi recuperiamo il pallone. Bene per noi che Matteo Mazzantini fa questo placcaggio sull'estremo canadese, ormai lanciato a meta. E aveva il sostegno dei propri compagni sulla propria destra. Va a vuoto Wakarua al primo placcaggio, va a vuoto anche Dennis Dall'Anna. E poi arriva Mazzantini. Arriva Mazzantini. Buon per noi che poi c'è questo errore da parte del canadese. Ora si riparte da una mischia chiusa in favore degli azzurri. Palla nel piede del numero 8. C'è però questo fallo di punizione commesso da Castro Giovanni, che secondo l'arbitro spinge dal basso verso l'alto, facendo stappare appunto la prima linea. Vedete Castro Giovanni inquadrato. La scelta canadese è quella di andare per i pali con Jared Barker, e sulla faccia degli azzurri ora c'è parecchi dubbi. La situazione che la meta di Parisse aveva contribuito a rasserenare, poi l'errore di Gonzalo Canale, la meta di Fife, adesso un Canada che torna a farsi minaccioso. Sì, bisogna mantenere la calma. Troppi errori da parte dei nostri azzurri danno la possibilità al Canada di rimanere in partita. Calcio importantissimo per il Canada quando mancano 8 minuti alla fine del match. Jared Barker, palo! Il palo ci salva, anche se saremmo comunque rimasti davanti nel punteggio. E c'è un in avanti poi. Mischia, mentre è rimasto a terra Christian Stoica. Mischia in favore dell'Italia quando mancano 3 minuti e mezzo al termine di questa partita. E adesso non dobbiamo commettere falli. Partita ancora tutta da vivere. Buona la nostra prima linea. Riparte Parisse. Mazzantini. È lui che calcia il pallone lontano. Un buon calcio, lungo, 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 dove non c'è nessuno. Questo è un gran calcio. Si è visto che l'Arla Stanley non c'era, è costretto a rincorrere il pallone che non entra in area di meta. E allora è lui che deve calciare. Ed è un guadagno territoriale importantissimo quello che l'Italia ha fatto col calcio di Mazzantini. Ci mancano 3 minuti alla fine della partita, in questo caso dobbiamo cercare di rallentare il gioco, di mantenere il possesso del pallone, diciamo di nasconderlo ai canadesi in modo da far passare il tempo. E che passi il più velocemente possibile. Ongaro al lancio, Carlo Checchinato a chiamare la giocata. Il lancio sul primo saltatore della Pema. Ha capito tutto il giocatore canadese che ha anticipato il salto. Questo momento allora non ci voleva. Ora vediamo come il Canada si organizza con questa drive. Ha fatto crollare volontariamente. E mette mano al taschino Paddy O'Brien. Sì. Ci sarà un cartellino giallo per il giocatore italiano che ha fatto crollare volutamente questa mole. E Fabio Ongaro, che nuovamente viene mandato fuori, anche nella partita contro Tonga aveva preso un cartellino giallo. Ed ora Canada veramente che si fa pericoloso, è nella nostra metà campo. Vedremo come giocherà questa touche, Moreno. Non per noi che questo calcio di Jared Barker non guadagna tantissimo. Italia che resta in 14 per questo ultimo minuto e mezzo di gioco. Vediamo come si organizzerà ora il Canada su questa rimessa. Secondo saltatore. Diciamo che il terzo era molto più profondo nello schieramento.
Canada che vuole sfruttare la propria superiorità in mischia, avendo un uomo in più in questo drive avanzante. Buonissima la prova degli avanti canadesi. E da questa difesa può nascere la storia del nostro mondiale. Buon per noi che fa, perde il pallone in avanti. Lo recupera Manuel Dall'Anni, interviene però l'arbitro. Gravissimo errore dell'estremo canadese. E fortunatamente, vedete qui, in questo caso il passaggio non era dei migliori da parte di Marco Di Girolamo. E Quentin Fife che commette questo avanti e dà la possibilità ai nostri azzurri di rifiatare, di far scorrere il tempo e di ricominciare con questa mischia a nostro favore. Importante ora conquistare un buon pallone. Entra Festuccia in prima linea perché manca il tallonatore ungaro. Una mischia che noi giochiamo in 8 perché abbiamo messo Manuel Dall'Anna flanker. Riparte Paris. Brutto passaggio. Wakarua per Dennis Dall'An. Riesce comunque a far metri. Mancano 10 secondi alla fine della partita. Dopo basterà buttare il pallone fuori. E allora penseremo al Galles. Mazzantini sotto una tremenda pressione portata dagli avanti canadesi. Pallone sempre per l'Italia. Ancora Wakarua a raccogliere dalla base, pallone per Stoica, calcio a scavalcare per se stesso, attenzione, il kick and chase per Mazzariol che è andato a provare a recuperare questo pallone, non è ancora finita però. Buonissima la pressione del trequarticento Christian Stoica e poi c'è un calcio di punizione in favore del Canada. Che riparte disperatamente all'attacco dai propri 22. Canada che deve mantenere il possesso del pallone il più velocemente possibile, andare magari in territorio italiano, e Italia che invece deve difendere strenuamente. Continuano a far paura i canadesi. Gerald Barker, c'è superiorità forse al largo, il pallone trasmesso male in avanti da Dave Laffin ed è la fine della partita. Italia che porta a casa una vittoria importantissima. Grande 19-14, poi un gesto di gioia, chiamiamolo così, di Martin Castrogiovanni. 19-14 decide la meta di Sergio Parisse per una vittoria che ci permette di guardare con maggior fiducia al prossimo impegno contro il Galles. Sergio Parisse è l'autore dell'unica meta dell'Italia di questa sera, un'azione che è nata in modo un po' rocambolesco, però è stata un'azione importantissima perché ci ha dato la vittoria. Sì, è stata una mischia cui abbiamo fatto una buona pressione, Matteo ha fatto una buona pressione sul mediano, una palla che è rimasta lì, l'ho presa, sono andato in meta, importante per noi fare quella metà là. Senti, a un certo punto c'era molta confusione, la squadra non riusciva più a ritrovare l'ordine dell'inizio della partita. Sì, penso che, come ha detto, come dice Andrea De Rossi, troppi errori che ci hanno costato veramente caro, perché Canada è una squadra molto molto più organizzata di Tonga. Penso comunque che bene o male abbiamo continuato a difendere, anche quando essendo un uomo in meno abbiamo difeso bene. E mentalmente penso che abbiamo fatto una buona partita. Sicuramente sull'aspetto tecnico non dobbiamo fare questi errori contro il Galles. Avete cominciato troppo presto a pensare al Galles? Non pensando al Galles, ma sicuramente non c'è stato quel salto di qualità di cui avevamo parlato in settimana, di non fare quegli errori nei momenti in cui eravamo in attacco, e penso che dobbiamo sistemarlo in questi 3 giorni perché il Galles sicuramente non ci perdonerà. Grazie, in bocca al lupo. E allora appuntamento alla sfida contro il Galles, un punto solo davanti a noi, da Moreno Molla e Andrea Moretti. È tutto, alla prossima.